Oltre a ritrovarci un momento di difficoltà, sì. Però anche il messaggio il grande valore di Baba, c'è il messaggio di Baba che bisogna mantenerlo, la memoria, non lo so, qualcosa. Non tanto la memoria, dobbiamo mantenere, secondo me, l'istruzione che ci è dato e trasferirla ad altri, perché è questo quello che è importante. Non dimenticare come facciamo. Sì, dimenticare l'istruzione autentica che ci è data. L'istruzione, quindi posso fare questa piccola premessa. Dopo tu parli. Ok. Possiamo iniziare allora. Buongiorno a tutti, diamo il benvenuto ai cari fratelli e sorelle presenti. Oggi questo incontro con il nostro amico, scrittore e dottore Giancarlo Rosati ha come obiettivo primario quello di ricordare l'istruzione che Swami ci ha dato, ma quella vera, quella reale, affinché non vada dimenticata. Il dovere, no, di ricordare, di non dimenticare. Quindi attraverso alcune domande e poi sentendo anche le vostre eventuali richieste o domande, cominciamo subito questo incontro con in amicizia, in satsang, più che altro, più che un incontro vorremmo che fosse un circolo di studio, uno stare insieme tra amici e ricordare quei bei momenti che ognuno di noi ha vissuto sicuramente in questi, no? Negli anni passati, Darshan, Swami che arrivava e quant'altro, e riviverli in compagnia. Quindi lascio la parola a Giancarlo. Grazie. Sai Rama a tutti. Lasciate che anch'io vi ringrazi per avermi dato l'opportunità di scambiare 4 chiacchiere con voi. In genere quando ci si incontra le informazioni che riceviamo sono sempre utili e ci rendono edotti di cose che avevamo dimenticato e che forse non avevamo neanche pensato. Sono state sottoposte alcune domande fondamentali per rompere il ghiaccio, alcune semplici, altre molto complesse. Ce n'è una così complessa che mi ha costretto a prendere degli appunti, perché facilmente ci si perde nel labirinto della metafisica e si rischia di far addormentare gli altri o di non capire quello che si vuole dire. Nella ricerca spirituale, se non si comprendono alcuni principi fondamentali, il percorso diventa lungo e difficile. Se si riesce a comprendere immediatamente alcuni concetti fondamentali, il percorso viene accelerato e in 4-4-8 si arriva alla meta, o comunque si arriva a realizzare una conoscenza utile per non tornare più in vita. Buddha diceva che in 11 giorni era in grado di spiegare il mistero dell'universo e della vita a tutti. Se qualcuno fosse stato intellettualmente aperto, avrebbe potuto farlo in 4 giorni. Per me è stato un percorso molto lungo, non 11 giorni o 4 giorni, ma anni, decenni di ricerca sul territorio e in laboratorio, e non sarei arrivato ad una conclusione se alla fine non avessi incontrato un maestro che in poche parole mi ha aperto subito il cervello in modo da capire effettivamente qual è il mistero della vita e della creazione. Fino a quel momento io ero stato un buon cattolico, avevo frequentato la parrocchia, ero un credente, ma ho avuto un'esperienza a 10 anni che mi ha fatto pensare, mi ha fatto cambiare completamente strada, per fortuna. A 9 anni ho incontrato una veggente che mi ha indotto a pormi delle domande di tipo esistenziale. Ero andato a consegnare un pacchetto a vicini di casa. Entrando ho visto nel salone una veggente che raccontava il futuro di una madre e una figlia. Nel momento in cui varco la soglia, la veggente lancia le conchiglie. Le conchiglie sono uno strumento che in Africa usano facilmente per predire il futuro. Nel momento in cui lancia le conchiglie, anziché comparire il destino di queste due donne, compare il mio destino. La veggente mi dice: chi è questo ragazzo? Nel momento in cui mi dice una cosa del genere, mi prende una fifa boia, perché a 9 anni, 10 anni, temevo le streghe e quindi non avevo grande... avevo un po' di paura ad affrontarle. La veggente lancia una volta le conchiglie, le lancia ancora, mi descrive la struttura somatica di mia madre e delle sue sorelle che abitavano a 5.000 km di distanza, mi dice che queste sorelle avevano una caratteristica ben precisa, cioè un ciuffo bianco su una capigliatura nera. Mi parla di mio padre, e fra le tante cose mi dice: tuo padre ha una ferita in questo punto, cosa che noi ignoravamo. Quando sono andato a casa ho controllato se mio padre aveva effettivamente una cicatrice. Lui dice: no, io non ho nessuna cicatrice. Guardiamo bene, e in effetti c'è una cicatrice rotondeggiante, e lui ricorda che quando era bambino aveva ricevuto una fucilata con un fucile a pallini proprio in quella posizione. Come facesse la veggente a conoscere le caratteristiche delle sorelle di mia madre è un mistero. E poi siamo arrivati al punto in cui ha cominciato a snocciolarmi il mio futuro. E mi dice: tu andrai a lavorare in una casa con molti letti, sarai vestito di bianco, parlerai delle lingue, imparerai queste lingue, non imparerai bene l'arabo ed è un peccato perché ti servirà nel tuo lavoro. Io ho detto, avevo un curriculum scolastico molto brutto. In terza elementare mia madre incontra la maestra tedesca, ed è la maestra che, quando mia madre dice come va il mio bambino, si mette a piangere per la strada, disperata. Quindi non è che fossi stato un gran alunno. E quindi ho detto: se il mio curriculum scolastico è quello, quando sarò grande andrò a fare il cameriere in un albergo con tanti letti, vestito di bianco, apprenderò delle lingue per facilitare i clienti. Gli anni passano, io dimentico la cosa. A 18 anni mi iscrivo alla facoltà di medicina e mi vengono in mente le parole della veggente. Una volta laureato vado a lavorare in una casa con 1000 letti, vestito di bianco. Nel frattempo avevo imparato 4 lingue, avevo studiato per 4 anni l'arabo, ma non lo sapevo, e il primo lavoro che mi è stato assegnato, indipendentemente dall'equipe che mi seguiva, era un ospedale del Mediopiano dove parlavano un dialetto simile all'arabo, per cui, arrivato in loco, ho dovuto riprendere le grammatiche di arabo per poter comunicare con la gente. A questo punto è cambiata la mia mentalità, il mio atteggiamento, e dicevo: come può un uomo conoscere il futuro di una persona quando il futuro non è stato ancora scritto, oppure esiste effettivamente un piano cosmico che prevede il destino di ciascuno di noi? Una domanda che mi rivolgevo spesso quando ero bambino, mi dicevo, c'è un detto che dice Dio non c'è foglia, non si muove foglia che Dio non voglia, e dicevo, come fa un Dio a conoscere tutte le cose di miliardi di persone, di miliardi di esseri viventi? Ragionevolmente non è possibile. Tutte queste domande volevano una risposta e io la cercavo sia sul territorio consultando diversi veggenti o in laboratorio quando non trovavo i veggenti, e attraverso l'ipnosi si creavano dei sensitivi per poter sondare meglio la psiche umana. Se qualcuno allora, anziché propormi la Bibbia, mi avesse proposto di leggere l'Advaita Vedānta, la filosofia indiana, probabilmente non avrei perso molto tempo. Mi proponevano di leggere la Bibbia, però contestavo a spada tratta l'insegnante di religione perché le cose non quadravano. Nella Bibbia si parlava di un Dio geloso, vendicativo, un Dio che era più mascalzone che buono, e accettare una divinità del genere era impossibile. Per poter leggere anche la Bibbia gnostica avevo dovuto chiedere allora il permesso al vescovo, perché essendo giovane, 14 anni, non si poteva leggere liberamente certe scritture. Dicevo che se avessi avuto la possibilità di incontrare qualcuno che mi avesse detto nell'Advaita Vedanta troverai la spiegazione dei misteri della vita, io non avrei sprecato decenni per arrivare poi finalmente da Baba. E finalmente da Baba in pochi giorni ha risolto tutti i grandi misteri che stavo cercando da una vita. Però Baba ha diluito la sua metafisica, perché Baba ha parlato molto di metafisica, ha diluito la sua metafisica in discorsi morali e devozionali, per cui molti hanno pensato che Baba non avesse mai parlato di metafisica, e ancora oggi c'è qualcuno che dice Baba non ha mai parlato di metafisica. In realtà tutta la sua dottrina è metafisica, non dice niente di nuovo Sai Baba, si rifà all'Advaita Vedanta scritta e compilata da Shankara. Shankara che ha riproposto, ha catalogato questa Advaita Vedanta da testi vecchi di 4.000 anni scritti da Vyasa e commentati poi da altri maestri. Che cosa dice l'Advaita Vedanta? L'Advaita Vedanta riconosce un essere supremo, assoluto, che chiama Brahman o Satya. Satya vuol dire verità, Brahma vuol dire espansione. In definitiva, l'Advaita Vedanta dice che c'è quel che c'è, che esiste quel che esiste, niente di più e niente di meno. Questo è il Dio proposto il Dio assoluto proposto dall'Advaita Vedanta, che è un Dio non interventista, non idoneo a creare, e fornisce soltanto l'energia utile per costruire qualcosa. Brahma, il Dio assoluto, il supremo, non può creare, non ha questa capacità. Noi pensiamo, e quando preghiamo, pensiamo che Dio intervenga nei nostri affari, che ci dia una mano, che cerchi di modificare le leggi del cosmo a nostro favore. In realtà non può creare, ma può proiettare. e le sue proiezioni sono delle sovrapposizioni che si chiamano Upadi. Tenete bene a mente questo nome perché è la base di tutto quello che noi percepiamo nel mondo. Upadi vuol dire sovrapposizione, cioè è un'immagine che ripropone una cosa vicina, reale. È un po' come il miraggio. Se voi avete avuto la possibilità di vedere un miraggio, nel deserto o sul mare vedete una città piena di moschee che non esiste, però riflette una città vicina, magari a 200-300 chilometri di distanza. Però il miraggio è vero, ma nello stesso tempo è falso, cioè è concettuale, non è reale. La domanda che è stata posta, ve la leggo. Nei tuoi libri affermi spesso che Dio è uno stato di coscienza, e in effetti il Dio Brahma non può essere che una condizione, che uno status. Tutta la nostra esistenza è fatta di stati di coscienza: la veglia, il sonno, il sogno, la morte, la trance, l'estasi, sono tutti stati di coscienza. E anche l'assoluto Brahma è uno stato di coscienza, uno stato di consapevolezza. D'altra parte, nel momento in cui uno sperimenta lo stato trascendentale, non trova un Dio degli angeli, un corpo di luce, trova semplicemente un oceano di energia, un oceano pieno di tendenze, cioè un oceano invisibile che però, in rapporto all'osservazione di una coscienza, si può trasformare nelle cose materiali. Qui entriamo nella fisica quantistica, ma sarebbe opportuno cercare di paragonare effettivamente l'Advaita Vedanta con la fisica moderna, perché corrono in parallelo. Sai Baba se ne è accorto che l'Advaita Vedanta corre parallelamente alla fisica quantistica, tanto che nel 1982 ha indetto un simposio a Bombay invitando educatori, pensatori, fisici, matematici, yogi, per poter stabilire se effettivamente l'Advaita Vedanta potesse essere paragonata alla fisica quantistica. Da questo simposio è stato pubblicato dalla Satya Sai Trust un libro che si intitola Spiritualità e Scienza, Science and Spirituality. Ma non basta. Per far capire che effettivamente oggi la fisica, la Advaita Vedanta, si può spiegare con la scienza, all'inaugurazione del Museo delle Religioni, se qualcuno è stato in quel periodo, si sarà accorto che veniva proiettato un video in continuazione, un video voluto da Sai Baba, che si intitola Spiritual Heritage, eredità spirituale. In questo video si spiega come la creazione possa essere spiegata secondo il concetto della Trimurti indiana. Voi sapete che la Trimurti si basa su Brahma, Shiva e Vishnu. Grazie. Per Sai Baba spiegava che le Brahma, Shiva e Vishnu erano dei simboli per indicare le tre forze molecolari che formano l'universo, cioè il neutrone, il protone e l'elettrone. L'elettrone è la particella più importante e viene identificato con questo Shiva danzatore che non si ferma mai, proprio come l'elettrone che non può fermarsi se non a rischio di far collassare il mondo. Brahma non crea, però proietta delle upadi. Proiettando queste sovrapposizioni mantiene la sua energia, e per questo che è immutabile, che è asettico e che la sua energia è sempre pari a zero. Queste sovrapposizioni quali sono? Sono la coscienza cosmica o anima universale, sono Maya, questa forza attraverso la quale il Brahma opera e fornisce la materia, è l'universo, cioè tutto quello che noi percepiamo sono semplicemente delle sovrapposizioni, dei miraggi. Ci sono, ma non esistono, non sono la realtà, perché la realtà è al di sotto di questa sovrapposizione. È un po' come, Sai Baba lo ripete spesso, come le onde del mare. Potete immaginare che le onde siano delle sovrapposizioni che derivano proprio da una matrice fondamentale che è il mare. Il mare è immutabile, si modificano soltanto le onde e nella realtà sono le upadi, le sovrapposizioni, i miraggi che si modificano. Abbiamo immaginato che il Brahma sia un oceano di energia. Le scritture vediche lo identificano come un mare di latte, il Sesha. Perché? Perché il latte era la sostanza di sostentamento principale per le popolazioni del tempo. E il Brahma è questo oceano di energia dal quale noi tutti possiamo attingere liberamente tutta l'energia che vogliamo. L'assoluto non ci dirà cosa ne fai dell'energia che prelevi. Possiamo prelevare l'energia per fare del bene o prelevarla per fare del male. Sta a noi, alla nostra coscienza, stabilire se utilizzarla in un modo o nell'altro. Noi consideriamo il bene qualcosa che ci è favorevole e il male qualche cosa che è sfavorevole. È come dire che Dio può fornire il creatore e può fornire il diavolo. Dio e il diavolo sono la faccia della stessa medaglia e provengono tutti dal Brahma. Il diavolo non ha una origine sua indipendente e autonoma, deriva sempre dal Brahma, per cui anche nella Bibbia, nel libro di Enoch, si dice che appartengano tutte alla stessa medaglia. Una faccia presenta Dio e l'altra faccia presenta il diavolo. Dio e il diavolo sono la stessa cosa. Il fatto che l'Advaita Vedanta si accordi con la fisica quantistica, con la fisica moderna, è assicurato da altri fisici molecolari, cominciando dai fisici della scuola di Copenaghen, da Schrödinger a Bohr, a Pauli, eccetera. C'è stato un fisico, Bohm, che avendo una conversazione lunga con Krishnamurti, ha prospettato l'idea che l'universo sia un ologramma, cioè un upadi. una sovrapposizione. E diceva Bohm che esiste un ordine implicito che sfugge ai nostri sensi, è un principio dinamico che non siamo in grado di percepire, e un secondo ordine esplicito che è quello che noi raccogliamo attraverso i nostri sensi, che è l'universo. Faccio un passo indietro. Un giorno mia moglie ed io avevamo elaborato una certa teoria su Dio. Dopo aver riflettuto a lungo abbiamo detto che Dio non è quello che si proponeva all'interno dell'ashram. Nell'ashram dicevano Dio è amore, è amore. Amore che cosa dice? Amore è semplicemente una visione unitaria, un'unità, e quindi c'è qualche cosa che non quadra. Andiamo in India, Sai Baba ci riceve e la prima domanda che pone è: che cos'è Dio? E io, il primo della classe, dico: Dio è amore. Non volevo negare quello che lui forse aveva detto a qualcun altro. Lui mi guarda un po' schifato per la sciocchezza che avevo detto, ma proprio schifato, è la parola giusta, e mi dice: no, non è amore. Chi te l'ha detto? Lo dici tu sempre. E dice: no, Dio è il nulla, ma da questo nulla scaturisce il tutto. Questa è la frase che ha detto. Noi eravamo al settimo cielo, perché era una teoria che avevamo formulato giorni prima. Altri del gruppo, eravamo in 15, non hanno capito bene la cosa, per cui ci siamo chiesti: l'abbiamo sentito solo noi e gli altri no? Eravamo un po' fuori? In realtà anche in altri discorsi Baba ha confermato che il Dio è il nulla. Buddha diceva che era il vuoto. Ci sono certi mistici che non approvano l'idea che l'universo sia un vuoto, sia un nulla. Perché? Perché in realtà anche il nulla è pieno di onde invisibili. Sono queste onde che poi, attraverso l'osservazione di una coscienza, si trasformano in particelle e quindi in cose concrete. Ma nell'insieme, essendo invisibili, si considera il nulla. Ci siamo posti un'altra domanda: ma questo nulla, o il Brahma, sotto la matrice del Brahma, quale può essere? Ce n'è un'altra. Esiste un para-Brahma che ha prodotto il Brahma. Noi abbiamo pensato: forse questo para-Brahma è l'energia oscura. Voi sapete che in fisica si prospetta l'idea di un'energia oscura, perché è veramente vuota, non ha onde, non ha particelle e deve essere ancora chiarita. Noi abbiamo posto questa domanda, che è inutile ai fini realizzativi. Ma sei Sai Baba, nel momento in cui ha detto che il Dio è il nulla, ci ha detto che è una condizione, non è un'entità, è proprio solo una condizione, cioè uno stato di consapevolezza, uno stato di coscienza. D'altra parte vi dicevo che nel momento in cui uno sperimenta lo stato supremo, lo stato coscienziale supremo, trova semplicemente una condizione, uno status. Non vede delle forme, non sente dei suoni, non vede delle entità, c'è soltanto una condizione che è la divinità, cioè uno stato di coscienza. E quindi che cos'è l'assoluto, che cos'è il supremo? Il supremo è semplicemente l'esistenza. I filosofi indiani avevano scelto dei vocaboli molto significativi e l'avevano definito Sat Chit Ananda. Sat, esistenza; Chit, coscienza o consapevolezza; Ananda, beatitudine o eternità. Quindi l'avevano ben definito in maniera tale che neanche l'ateo potesse contestare. Il Brahma, l'assoluto, il supremo, è solo esistenza. Allora, come possiamo sostenere che a un certo punto Dio intervenga nel nostro mondo, ci faciliti l'istruzione, ci faciliti la vita? Lo fa semplicemente attraverso queste proiezioni. Il Brahma è indifferenziato, quindi non ha attributi, i suoi guna le sue caratteristiche sono in perfetto equilibrio e la creazione, la proiezione si verifica soltanto quando compare una vibrazione che evidentemente è inerente il Brahma, fa parte della sua natura. Nel momento in cui compare questa vibrazione, arriva da una parte Maya, dall'altra la coscienza cosmica. La coscienza cosmica non è più indifferenziata. La coscienza cosmica è un gradino più in basso, e per cui può intervenire nel mondo e nella creazione o nel governo del mondo. Voi sapete che cos'è l'anima universale, la coscienza cosmica. Le recenti scoperte, indagini che l'Università di Princeton insieme ad altre 20 università stanno stabilendo, dovranno verificarlo, stanno stabilendo che la coscienza cosmica è un grande serbatoio che riceve informazioni dal DNA durante la notte. Tutte le informazioni che noi, o gli atti, o i pensieri che noi facciamo durante il giorno vengono accumulati nel DNA. Durante la notte il DNA trasferisce queste informazioni alla coscienza cosmica. Se ci sono dei residui, queste informazioni vengono definitivamente riversate nella coscienza cosmica al momento della morte. La coscienza cosmica è un grande laboratorio che riceve le informazioni, le elabora in tempo reale e le rimanda nel mondo nell'interesse di tutti. Cioè, se ricevo un'informazione, non è che la coscienza cosmica lo rimandi alla stessa persona, lo rimanda alla specie, o se no a tutti gli esseri viventi, in modo che ciascuno riceva un incoraggiamento, un interesse particolare. Il concetto di Upadi, di sovrapposizione, non è estraneo al Vangelo. Forse voi ricorderete che Gesù diceva: voi sarete o avrete sperimentato il regno dei cieli nel momento in cui lascerete cadere le vostre vesti e non vi vergognerete della vostra nudità, qualcosa del genere. Se noi al posto delle vesti mettiamo Upadi, le sovrapposizioni, ci rendiamo conto che in effetti Gesù dava delle istruzioni ben precise, istruzioni di alta metafisica, cioè abbandona i concetti irreali e illusori, spogliati di questo velo e arrivi direttamente al Brahma, cioè ti realizzerai. Realizzarsi e illuminarsi sono due cose diverse. Realizzarsi significa arrivare alla conoscenza, ma alla conoscenza ci puoi arrivare anche attraverso l'istruzione metafisica, cioè attraverso l'insegnamento che ti dà un maestro illuminato, e nel momento in cui assimili quei concetti ti devi considerare realizzato. L'illuminazione è la conseguenza di uno stato trascendentale. Nel momento in cui entri in un'estasi mistica, hai la conoscenza in maniera istantanea, cioè in un attimo tu riconosci come chi è Dio e come avviene la creazione. Per questo ritengo che il Brahma, non avendo forma e non potendo essere immaginato in nessun altro modo, e nel momento in cui lo stato trascendentale ti dimostra che effettivamente esiste soltanto uno status, dobbiamo per forza di cose dire che il Dio è uno stato di consapevolezza, non è un'entità, non è qualcuno che possa intervenire per modificare la nostra vita, è semplicemente uno stato dal quale noi possiamo attingere la forza e l'energia necessaria per costruire qualunque cosa. Lo diceva forse ultimamente anche Baba nei suoi pensieri quotidiani. Possiamo prelevare questa energia e fare e costruire tutto ciò che vogliamo. Allora possiamo costruire nel bene se la nostra coscienza è stata istruita in modo tale da capire come funziona l'universo. Nel momento in cui riusciamo a capire come funziona l'universo, ci viene più facile agire in un certo modo piuttosto che in un altro. E così concludiamo la prima domanda, che è la più difficile per me, perché dovremmo parlare davvero per 4 giorni per cercare di capire effettivamente che cos'è il Brahma e come riusciamo noi a modificare le onde invisibili e trasformarle in particelle visibili e nelle cose di cui abbiamo bisogno. Ma lì, se apriamo internet e andiamo a vedere qualche cosa sulla fisica quantistica, queste informazioni ci faciliteranno la comprensione della metafisica di Sai Baba. Un'altra domanda: come autore e come devoto, cosa riscriveresti diversamente nei tuoi libri? Scriverei tutto quello che ho scritto nel primo libro, in cui in maniera molto sintetica ho toccato diversi argomenti. Parlo dell'uomo venuto dal cielo, scritto 25 anni fa, ma punterei il dito sulla sacralità del nostro io molto più volentieri. Vorrei far capire che il nostro io è veramente sacro, vorrei far capire che il nostro io non è soltanto il corpo fisico. Il corpo fisico è soltanto uno strumento che noi utilizziamo per vivere l'esperienza del mondo. Il nostro io vero è trascendente, è quello che noi chiamiamo il sé che corrisponde poi al Brahma. Il sé è un Upadi, cioè una sovrapposizione dell'assoluto. Sì, cercherei proprio di spiegare meglio la sacralità del nostro io e far capire la differenza che c'è tra ego e sé. E qui possiamo collegarci a un'altra domanda che dice: perché in Occidente non siamo riusciti a far accettare l'avatar come Dio? E la ragione, forse lo sapete, avete già scoperto anche voi, la ragione è molto semplice. L'Occidente non è spirituale, è religioso, vive nella religiosità e ha bisogno di toccare con mano certe situazioni, i rituali, i pellegrinaggi, la preghiera, i sacramenti. E se non cerchiamo prima di istruirli dal punto di vista metafisico, non riusciremo mai a fare capire che anche un uomo illuminato è Dio. Buddha è Dio, perché è arrivato a illuminarsi attraverso rinunzie e sacrifici. Gesù è Dio perché anche lui si è istruito alla scuola di Vyasa e alla scuola di Benares del Buddha e nel Kashmir. Plotino è Dio perché ha vissuto sperimentato per 5 volte le esperienze trascendentali. Apollonio di Tiana, contemporaneo di Gesù, è Dio ed è stato onorato come Dio a Roma per 300 anni perché anche lui ha fatto l'esperienza trascendentale dopo essere stato istruito anche lui nel Kashmir e in Afghanistan. Se non cerchiamo di spiegare la metafisica agli occidentali non riusciremo mai a far capire perché un avatar è Dio, o perché noi stessi possiamo diventare avatar. Faccio una parentesi, Sai Baba voleva che ciascuno di noi non continuasse ad essere sempre un discepolo, voleva che diventassimo dei maestri, che diventassimo degli avatar e che noi stessi dessimo il darshan agli altri che non hanno avuto la possibilità di andare in India. Voi lo avrete letto sicuramente in questi discorsi pubblici. L'Occidente ha in mente un Dio teologico, il Dio interventista, il Dio che si fa uomo, il Dio che deve riscattare i nostri debiti e pensa che l'uomo sia effettivamente maledetto, un peccatore maledetto. Sant'Agostino non aveva dubbi nel dire che l'uomo ha il peccato originale ed è maledetto. Come poter far capire agli occidentali che le cose sono diverse, che il nostro io è la potenza più grande che ci sia nell'universo, capire che l'io trascendente è veramente un essere onnipotente. Il teologo continua a sostenere la sua religiosità per un motivo semplicissimo, perché la maggior parte di loro non ha mai fatto l'esperienza trascendentale. Chi ha fatto l'esperienza trascendentale come Meister Eckhart, come San Giovanni della Croce, ha un altro modo di vedere e di insegnare. Il teologo che non ha fatto questa esperienza avrà tutta la cultura storica del mondo, ma non riuscirà a comprendere chi è Dio e come si procede nella creazione del mondo. È per questo che noi facciamo una lotta contro dei fantasmi, perché sarà impossibile eliminare tutti i teologi della Chiesa per portare avanti il nostro discorso. E io parlo del teologo della Chiesa cattolica, ma parlo anche del teologo dell'islamismo e dell'ebraismo. Le tre religioni monoteistiche sono effettivamente quelle dico più ignoranti dal punto di vista metafisico. Per poter procedere nella spiritualità bisogna proprio evitare la religiosità o trasformare la religiosità in spiritualità. Cosa vuol dire? Che dovremmo cercare di puntare all'assoluto, cioè diventare l'essere supremo. È in questo solo modo che noi riusciamo a impedire di rinascere, di continuare a ripetere queste sofferenze che ci regala il mondo. Prima di procedere con le altre domande che sono state proposte, c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda? Io volevo chiedere una cosa. Dicono che la Terra si sta portando al punto zero e lì c'è il creatore. Quando arriviamo lì, che cosa succede a noi? Che siamo a contatto con il creatore. Che cosa avviene all'umanità, alla natura, agli animali, alla terra? Allora, nel punto zero, buco nero, c'è quest'occhio di luce che è il creatore, Brahma. Secondo la terra sta portando, sì, ci sta portando nel suo punto di origine. Ecco. che cosa succede? Io voglio andare oltre, se lei lo sa. Allora, ci riferiamo a quello che hanno detto dei mistici, in particolare il maestro di Yogananda, mi pare. Nel momento in cui ci avviciniamo al punto di origine dell'universo, scatterà nella nostra psiche una particolare elevazione. Entreremo nell'era di Satya, la verità. Quindi ci sarà facile identificarci con il divino. Ci saranno 3 giorni circa in luglio, il polo nord diventa sud e il sud diventa nord. Io dove vado, non dove andrò. A testa in giù. Non andiamo da nessuna parte. Questi sono... Sì. No, queste sono leggende. Sono leggende queste. Già Platone descriveva di aver visto il sole sorgere per 2 volte dalla parte opposta, per cui questo cambiamento c'è stato anche 10.000 anni fa. Però non cambia niente. Avvicinandoci al punto di origine dell'universo, noi cambiamo lo stato coscienziale, quindi dal Kali Yuga passeremo al Satya Yuga. Posso leggere Ranta, il Nubianco? Ho solo questa parte qui, dell'occhio, nel nucleo dove ci troveremo, l'occhio di luce che sarebbe il creatore Brahma, dice che era una stella più grande che ci fosse mai stata, e i suoi più grande che fosse mai stata, e i raggi che da esso emanava erano innumerevoli, perché era un motore che continuava a perpetuare la consapevolezza delle sue stesse contemplazioni, ed è per questo che oggi siamo qui. Il punto zero, buco nero nel vuoto, è dove il creatore ci emanò. La terra ci sta portando. Al punto zero cosa avviene? Al punto zero, ripeto, avviene semplicemente uno stato di coscienza diverso, non di più. Noi siamo soggetti a questi stati diversi in rapporto a delle ere. Le ere sono divise arbitrariamente, ci sono dei periodi in cui, in rapporto alla distanza del nostro universo dal suo punto di origine, entriamo nell'era delle tenebre, in un'era in cui domina più il male del bene. Avvicinandoci ci sarà un periodo in cui il bene domina sul male, e quindi avremo anche la possibilità di attivare la nostra psiche in modo da avere i poteri che hanno oggi i mistici, i grandi sensitivi. Già stiamo diventando. Esatto, sì. È in trasformazione e sta cambiando il DNA in maniera favorevole, però mia moglie ha tirato fuori una conversazione fatta da uno studente con Baba di qualche anno fa, credo, non po' tanti anni, in cui lo studente diceva: quando arriverà l'era dell'oro? E Baba ha risposto: dipende soltanto da voi. Come da noi? Sì, in rapporto ai vostri pensieri, ai vostri atti, l'era si allontanerà o si avvicinerà, ed è logico, e la scienza ce lo conferma. Noi, i nostri pensieri, i nostri atti costruiscono l'immediato futuro, il futuro di domani e di dopodomani, e quindi se i nostri atti sono buoni, i pensieri sono buoni, costruiremo un ambiente favorevole per tutta l'umanità e per vivere in pace. In caso contrario troveremo ancora un ambiente poco favorevole come oggi, e quindi l'era dell'oro tarderà di 10 o 20 anni. Esatto, sì. Dottor Rosati, io non voglio usare dei termini inadeguati, però leggendo il suo libro, l'ultimo qui, la grande rivelazione, io ho capito che, ad esempio, è sbagliato pensare che un vivente possa dialogare con i morti. Quando uno è morto, cioè io dialogo con quelli che sono vivi come me. Allora io mi chiedo, quando saremo morti, potremo dialogare con gli altri morti? Com'è? Quando saremo nel Chandraloka, quando siamo morti o andiamo nel Chandraloka o nel Brahmaloka, se andiamo nel Brahmaloka differenziato, lì dovremo decidere se tornare o non tornare. Se decidiamo di non tornare, passiamo al Brahmaloka indifferenziato e lì entriamo nell'infinito e ci immergiamo nella divinità. Quasi tutti noi sono stati nel Chandraloka, perché se siamo qui vuol dire che avevamo del karma da riscattare, quindi abbiamo fatto l'esperienza del Chandraloka. Se si arriva nel Chandraloka, ogni suo desiderio viene istantaneamente realizzato. Lei in quello stato coscienziale realizza tutto quello che vuole, come se fosse un sogno favorevole, un sogno lucido favorevole. Quindi se vuole parlare con qualcuno, immediatamente questo qualcuno comparirà di fronte a lei, però sarà solo un fenomeno concettuale illusorio, e se, nel momento in cui se ne accorgerà, deciderà di ritornare ancora sulla terra per riscattare il bene o il male, perché tutto quello che vive nel Chandraloka è concettuale, illusorio, immaginario. Però potrà farlo, ma lo fa come può farlo con un personaggio televisivo. Si mette davanti al televisore e parla con questo personaggio, cioè è illusorio il fatto, pur essendo reale. Prendete il termine con elasticità. Quello che vivrà nel Chandraloka è reale, però illusorio, nel senso che è momentaneo e tende a sparire subito dopo. Laggiù? Sì. Volevo chiedere un suo parere. È una cosa che avrei voluto chiedere a Baba quando ero stata ricevuta, però purtroppo l'emozione mi ha bloccato tutti i pensieri e quindi non mi è neanche venuto in mente. Però è una domanda che mi ritorna spesso alla mente e non ho ancora trovato una risposta. Qual è il senso? Cioè il Brahman si esprime creando creature eccetera eccetera. Io come esseri individuali abbiamo in noi stessi questa scintilla, no? Questa scintilla di luce del Brahman stesso. Nel momento in cui io arrivo alla illuminazione, come diceva il mio maestro Baba Bedi, che ho avuto tanti anni fa, lui diceva: diventi spirito dell'ottavo livello, non hai più obbligo di reincarnarti, a meno che tu non voglia scendere come bodhisattva. Però contemporaneamente, quando io sento parlare della cosa che lei ha detto prima, cioè quando entro nel Brahmaloka, cioè entro in questo essere, cioè ritorno alla fonte, come coscienza individuale, tra virgolette, anche se illuminata, cioè rimane questo poco di individualità, oppure rientro nel calderone e poi alla fine ricomincia tutto da capo che è una cosa che a me mette un'angoscia incredibile, cioè ritorno a essere creatura magari inferiore, poi salgo a essere umano eccetera eccetera. Nel Brahmaloka entrano solo i realizzati, cioè coloro che hanno la conoscenza, perché non c'è nessun altro esercizio spirituale che possa garantire la realizzazione tranne la conoscenza. Quindi deve avere la conoscenza metafisica, chiamiamola così, di quello che è il sé, di quello che è il mondo e l'universo. Quando arriva nel Brahmaloka ha la possibilità, ed è lei che decide, se procedere e andare oltre la soglia dell'infinito oppure tornare per aiutare qualcuno, per esempio. È una scelta sua, però è già realizzato nel momento in cui entra nel Brahmaloka. Però rimane una l'individualità, tra virgolette. Certo, esatto. Il Brahmaloka si chiama differenziato perché esiste un'individualità che è al confine tra l'uno e l'altro, però gli dà la possibilità di fare una scelta. Perché appunto è la coscienza che evolve di vita in vita, perché il sé è già perfetto in qualche maniera, quindi non ha bisogno di secondo me, di crescere, di migliorare, ma la coscienza sì. Quindi questa coscienza, una volta illuminata, poi rimane in qualche maniera, no? Io penso che Baba, gli avatar stessi, non so se penso bene o male, come coscienza, si sentano Dio e si sentono il Brahma, ma contemporaneamente siano coscienti di essere stati anche questi esseri, questi avatar, Gesù come Gesù, il Buddha come Buddha, che siano in una sfera vicino al Brahma, ma comunque staccati in qualche maniera. Sì, staccato per modo di dire, perché consapevoli di essere il Brahma, ma anche coscienti di essere è consapevole di essere Brahma, ma di avere anche la possibilità di ritornare ad agire, a operare sulla terra come preferisce. In quel momento ha il potere in mano perché è realizzata. Il realizzato, nel momento in cui si realizza o si illumina, cessa tutto il karma, viene bruciato completamente. Il realizzato non ha più karma, per cui qualunque cosa faccia non si carica di karma, e nel Brahmaloka arrivano soltanto i realizzati, e lì decide che cosa fare. Vuole aiutare qualcuno, vuole stare vicino a qualcuno, come ha fatto il Buddha, può ritornare sulla terra. Il Buddha non si è illuminato a tal punto da non tornare sulla terra, attenzione, perché giunto nel Brahmaloka aveva tanto amore per l'umanità che ha deciso di tornare, ed è tornato 3 volte. Una di queste volte, secondo il buddismo esoterico, era quella di Shankara e poi di altri 2 monaci buddisti. Quindi è stata una sua decisione per il desiderio che aveva di amare e di aiutare gli altri. Quindi, ultimissima domanda, poi chiudo, scusatemi. Io ho letto il libro di Yogananda, Autobiografia di uno yogi, penso che l'abbiano letto in tanti, dove il suo maestro diceva che era andato, dopo morto, Sri Yukteswar nell'Iraya Loka, e però che gli aveva parlato anche di questi mondi causali, dove gli esseri perdono sempre di più l'individualità, e penso che possa essere questo Brahmaloka come ha spiegato lei. Sì. Un livello sopra che stava ancora sopra ai mondi dell'Iraya Loka, piuttosto che degli astrali superiori, insomma. Sì, si distinguono questi 3, 4 livelli di coscienza. Uno è il Chandraloka, poi il Brahmaloka differenziato, il Brahmaloka indifferenziato, e che corrisponde poi al Goloka, quindi l'immersione nella divinità. Quello che dicevo io non ho letto Yogananda. Qualche volta Yogananda mi lascia perplesso, per esempio come quando ha fatto comparire il suo maestro davanti, e siamo in pieno dualismo, quindi mi chiedo che necessità avesse Yogananda di far comparire il suo maestro quando un realizzato è uno con il tutto. Ripeto, non conosco bene Yogananda, quindi mi pongo solo questo. Sì, no, volevo solo, mi ha un po' spiazzato questa cosa della non creazione, nel senso che si parla tanto di ere, di yuga, di tutto questo del ciclo, quindi che senso ha parlare di ere, di yuga e di queste cose se non esiste neanche la creazione? Cioè se non si crea e non si dissolve, quindi non c'è un ciclo, che senso ha parlarne? Ah, soltanto per spirito accademico, perché non ha mica senso, non ha senso neanche parlare di Dio, di realizzazione o di ricerca, perché noi siamo già quello che siamo e quindi sicuramente arriveremo a raggiungere, a immergerci nella divinità. Uso il termine immersione perché Dio non può essere conosciuto, però ci si può immergere. Ma sono tutti termini arbitrari che non hanno senso, ha ragione. Quindi, cioè, tutte queste noi parliamo di yoga, ma tutto arbitrario, sono solo dei momenti coscienziali che vive l'umanità in un certo modo. Quindi non esiste, non essendoci creazione, risoluzione, tutto questo modo di queste proiezioni non hanno ciclo, ci sono e basta. Se ci sono e basta, sono reali perché ci sono, però non hanno, nello stesso tempo sono false. La mia domanda era un'altra, però adesso riagganciandomi a questo discorso che stavo facendo adesso, io dovrei dire, bisognerebbe fare una premessa che quello che noi vediamo ai nostri occhi. Deve alzare un po' il volume. Sì. La mia domanda non è questa, è solo un piccolo ragionamento su quello che ho appena finito di dire. Quello che vediamo è quello che vedono i nostri occhi fisici, no? Per cui è solo riflesso, reazione, come abbiamo letto tutti, per cui il discorso di realistico non realistico è abbastanza una cosa un po' così strampalata, perché è quello che magari noi, se ci mettiamo nei panni di un vedente, forse riusciamo ad immaginare lontanamente quello che si percepisce e non si vede, no? Basta, solo questo. La mia domanda è questa: quando lei ha affermato che praticamente l'Occidente non ha riconosciuto l'avatar, è compreso anche Prema Sai, oppure c'è qualche piccola speranza che ci sia magari a livello globale una sorta di presa di non so come dire, che abbia delle influenze come tutti auspichiamo su questo? Sì, il problema di Prema Sai non ci riguarderà le prossime generazioni. Noi siamo vissuti nel tempo, nel periodo di Satya Sai e quindi dovremo attenerci al suo insegnamento e al fatto che ci ha preparato un biglietto per salire sul suo treno. Una volta io ho chiesto a Baba, ma mi piacerebbe proprio venire nell'ashram di Prema Sai quando ritornerai. Mi ha detto, ma lascia perdere, pensa adesso, come per dire, è adesso che ti devi realizzare, non pensare a dopo. Quindi Prema Sai, secondo me, riguarda semplicemente le future generazioni, quello che non l'hanno conosciuto. E per ottenere da Prema Sai qualche cosa di più, bisognerebbe preparare i nostri figli e i nostri nipoti a una metafisica particolare. Sai Baba è venuto da noi per dirci: dentro di te c'è questa scintilla divina. Prema Sai tornerà per dire: tu sei Dio. Quindi se avessimo già una certa preparazione riusciremmo a recepire questo messaggio immediatamente, senza perdere il tempo che ho perduto io, che avete forse perduto anche voi. Come? Sì, sarebbe molto importante sostituire l'ora di religione con l'ora di spiritualità, perché quando si parla di metafisica si parla di spiritualità, ovviamente, perché la metafisica e la spiritualità tendono a realizzare il sé, ovviamente, quindi sono due termini analoghi. Sì. I bambini sono talmente puliti che se noi non li andiamo a contaminare già da soli arrivano a capire dei concetti. A me viene sempre in mente il nostro nipotino che aveva 4 anni, era alla scuola materna, un giorno è venuto a casa da scuola e era molto pensieroso e ha detto con i suoi genitori: io ho un brutto pensiero che mi fa triste. E gli ha detto: qual è il tuo pensiero? E non posso dirlo perché direi delle brutte parole. Allora hanno insistito un po', ma se vuoi avere la spiegazione dillo. E lui dice: la maestra ci ha letto la Bibbia per bambini, ma io sto pensando che Dio sia stupido. E allora gli hanno detto: perché pensi che sia stupido? Perché come fa Dio? Per salvare un bambino ne fa uccidere tanti altri, per salvare un popolo fa fare tante guerre. Io non capisco, addirittura uno gli ha detto di andare su un monte a sacrificare suo figlio, ma uno che fa delle domande così deve essere stupido. Allora se è stupido Dio cosa facciamo noi? Quindi capisci, era la scuola elementare. Perciò se noi lavorassimo bene sui bambini di adesso sicuramente Prema Sai sarebbe vittorioso, non c'è dubbio. Sì, all'interno dell'organizzazione si è fatto sicuramente tanto, parlo dell'organizzazione italiana, non conosco le altre, però abbiamo una colpa, proprio quella di non avere cambiato la religiosità in spiritualità. Abbiamo importato la religiosità indiana e l'abbiamo adattata al nostro popolo copiando un pochettino dalla religione cattolica. In realtà la spiritualità è cosa completamente diversa che non ha nulla a che fare con la religiosità. La religiosità ti propone delle cose immaginarie che non stanno né in cielo né in terra. La spiritualità è qualcosa di concreto che ti porta a sperimentare di persona una certa situazione e che puoi accettare soltanto dopo la sperimentazione. È chiaro che nella scienza si accetta un risultato se la sperimentazione in laboratorio viene ripetutamente confermata. Nella spiritualità puoi essere sicuro di avere la verità se tu personalmente sperimenti quello stato di coscienza. Noi abbiamo sbagliato in questo senso, abbiamo importato, non so, i bhajan, abbiamo importato un certo tipo di meditazione, abbiamo fatto dei circoli di studio che non riguardavano proprio la spiritualità, ma piuttosto la religiosità, forse anche la religiosità di altre religioni. Quindi avremmo dovuto, colpevoli siamo tutti, io per primo, avremmo dovuto combattere, lottare per affermare la spiritualità derivata dall'istruzione e dalla dottrina che ci forniva Sai Baba. E questo... Non ho ragione. Perché ho tutti i suoi libri e li ho letti, però oggi come oggi io chiedo a lei: può fare ciò che non ha fatto prima, lasciare stare i libri e elencare in poche parole cosa ci necessita per esprimersi. Prima ha parlato del DNA. Il DNA, il 96% dicono che è spazzatura, invece è Dio, è la creazione, e c'è tutto. Il 4% è scienza. Esploriamo, ci faccia esplorare questo 96%, ci autoguariremo, non so cosa faremo. Ci aiuti con parole semplici a diventare Dio veramente, dove sbaglio, per diventare migliore. Quello che dice è giusto, però tenga presente che negli anni 80 e per tanti anni abbiamo cercato di introdurre la spiritualità, di modificarla, però ci siamo scontrati con delle persone che avevano idee diverse e che avevano il potere di tirare i fili dell'organizzazione, quindi il governo dell'organizzazione non era in mano a chi dirigeva, a chi voleva proporre una spiritualità, per cui nel momento in cui si proponeva una certa soluzione c'era sempre l'ostacolo. Io ne ho parlato con Baba e Baba dice: è gelosia, non ti preoccupare, a questo ci penso io, non tutti i livelli di coscienza sono allo stesso, non tutte le coscienze sono allo stesso livello, dai tempo al tempo, wait, non avere fretta. Me l'ha sempre detto fin dalla prima intervista, e aveva ragione. Forse oggi, col senno del poi, diciamo che forse avremmo dovuto continuare a lottare e a cambiare il modo di insegnare, di istruire, con un satsang come propone lei. Vede, nel 90 avevamo preparato uno studio sui valori umani, avevamo preparato dei libroni enormi. Io dicevo, e l'avevamo scritto in una specie di manuale, se non riusciamo a capire per quale motivo proponiamo i valori umani, se non lo capiamo dal punto di vista spirituale, metafisico, non riusciremo a convincere nessuno a farlo applicare. Dobbiamo sapere perché agiamo, sapere chi siamo e che cosa andiamo a fare. Questa è la base. Io capisco l'invisibile, capisco l'aiuto, ma capisco anche la mia ignoranza, e vorrei sapere, come dalle sue parole, non dico oggi, ma nel futuro qualcosa in più, per progredire, per diventare santi, ma anche santi, illuminati. Spero che non diventi santa, perché i santi cattolici non hanno niente di spirituale, Avranno fatto delle grandi cose da un punto di vista sociale, ma il santo vero, e che è quello illuminato, non sono pochi, forse 3 o 4, sì. Qualche parola per cortesia sulla grande frase che egli ha detto: mi sono separato da me stesso per amare me stesso, che è una grande sintesi spirituale e metafisica. Grazie. Ho detto che il Brahma non può creare, e per mostrare la sua gloria ha dovuto costruire delle pareti. Vi spiego: se prendiamo un vaso, questo è un esempio che porta al taoismo, se prendiamo un vaso, la funzione del vaso dov'è? Nelle pareti? No, nel suo vuoto. Il vuoto del vaso è quello che può essere riempito poi dall'olio e dall'acqua. Il Brahma ha avuto la necessità di esprimere questa sua gloria creando delle pareti che sono l'universo. Se non avesse creato queste pareti non avremmo capito che il suo vuoto può essere riempito in 1000 modi. Un altro esempio: se prendete una casa, l'utilità della casa è nel suo vuoto, non nelle pareti. Le pareti delimitano un vuoto che però è utilizzato e può essere utilizzato per le funzioni che desiderate. Dio ha dovuto proiettare questo universo, le pareti di questo universo, per poter dimostrare la sua gloria, la funzione che può avere. Ho diviso me stesso da me stesso per glorificarmi, per conoscermi, perché altrimenti il Brahma rimane invisibile, quasi inesistente, forse non esiste nemmeno se non lo consideriamo questo oceano di energia che ci circonda. Per potersi manifestare ha dovuto prima proiettare queste upadi, queste sovrapposizioni, e tra queste l'universo, ma anche un governo che è l'anima universale, che potesse controllare e procedere con questo filo di continuità dell'universo. Bravo. Beh, adesso forse è fuori luogo perché stavamo parlando di cose più interessanti, però io ricordo il tempo in cui lei aveva fatto togliere la Vibuti e mettere le scarpe, perché avevamo una mentalità, sono tutti insorti, avevamo i centri pieni con una mentalità da scarpe e senza scarpe. Adesso che incominciamo a camminare a piedi nudi tranquilli o con le scarpe tranquilli nello stesso modo, abbiamo i centri vuoti. Allora forse rivedere, di riportare quello che voleva portare, è arrivato il momento. Wait and work then. Forse non dipendeva dalle scarpe, ma dal tipo di istruzione. A un certo punto io ho visto che quando si spiegavano le cose in un certo modo, c'erano le sale piene. Nel momento in cui non si spiegavano bene le cose da un punto di vista scientifico, cercando di farle toccare con mano, i centri si svuotavano. E questo è successo anche alla Chiesa. La Chiesa non sta proponendo qualche cosa di scientifico, anzi sta chiudendo di nuovo le porte. E nel momento in cui un Papa riuscisse a spiegare scientificamente le parole di Gesù, sicuramente i popoli di tutte le religioni si accumulerebbero attorno al Papa. Ci vorrebbe proprio un condottiero spirituale che avesse la capacità di dire: guardate, le cose stanno così, facendo riferimento ai Vedanta, che sono sicuramente la fotocopia della fisica, della scienza moderna. Ecco, però adesso è arrivato il momento veramente, come dice la signora, di ricominciare nei centri, perché i centri veramente sono, prima erano pieni di gente, piena di illusione, anzi io ho visto persone che sono andate via dai centri perché non mangiavano la Vibuti e non si faceva la fila davanti alla Vibuti, e adesso che siamo in grado di capire queste cose tutto tace. Sai Baba aveva cominciato a fare una selezione già quando era in vita e aveva detto che la selezione sarebbe stata ancora più forte dopo la sua morte, e così è avvenuto. Vi ricordate che nel momento in cui Baba è stato denigrato c'è stata una selezione e sono rimasti alcuni devoti, quelli che hanno capito che c'era qualche cosa di concreto e di utile per la nostra formazione, la nostra evoluzione. Adesso c'è questa ulteriore selezione. A noi interessa, noi dovremmo essere interessati individualmente alla nostra realizzazione e ignorare tutti gli altri. Dovremmo, però c'è una tendenza innata nel nostro DNA che vuole trasferire ad altri compagni quello che noi abbiamo scoperto, per cui Ramakrishna, Baba, Gesù, che predicavano e subivano di tutti i colori, lo facevano per amore, cioè proprio per coinvolgere tutti gli altri a salire su un determinato treno. Anche noi dovremmo fare questo, però la maggior parte della gente semplice ha bisogno di toccare con mano certi rituali, ha bisogno di... Adesso abbiamo bisogno di gente che ci aiuti, come lei, cioè non gente, realizzati, definiamo così, persone arrivate che ci diano una mano a camminare, a continuare a camminare. E invece tutto tace. Ma l'organizzazione siete voi, eh? Ciascuno di voi è organizzazione. Ciascuno di voi è il centro di un'istruzione per gli altri. Baba diceva, non dovete essere sempre discepoli, diventate maestri, diventate avatar, per cui ciascuno di noi si deve istruire per fornire ad altri delle spiegazioni utili. Un giorno, quando sono tornato dall'India, dalla nostra esperienza, pensavo, certi amici religiosi afferreranno subito l'istruzione, l'esperienza che ho portato. Nessuno di loro ha afferrato questa esperienza, solo gli atei, solo i comunisti l'hanno afferrato e sono andati in India da Baba. A distanza di 20 anni questi cattolici, alcuni di questi cattolici, vogliono sapere, per cui abbiamo seminato e oggi l'esperienza è di ieri. Dopo 25 anni cominciano a chiedere spiegazioni sulla metafisica, su quello che diceva Baba, sulla morte, eccetera, eccetera. Noi seminiamo, siamo a disposizione. Baba diceva, non andate a convincere nessuno, se vi chiedono rispondete. E quando risponderete io sarò con voi. Lo ricordate questo, quello che diceva? Stanno allontanando dalla Chiesa e che sentono il bisogno di attivare una spiritualità vera. Parlando con questo medico io mi sono trovata in sintonia con lui e io gli ho proposto questi due testi che lei ha scritto, la grande rivelazione, che sono stati di grande utilità a me. Ecco, questo, a mio avviso, io senza agire attraverso un centro Sai Baba, io ho contribuito, come forse un piccolo maestro, ad aiutare una persona che aveva bisogno di determinate risposte. Quindi il centro è importante, ma siamo noi degli operatori che possiamo essere altrettanto importanti. Poi voglio dire anche un'altra cosa. Io mi ha colpita un'affermazione di Lutero, la libera interpretazione dei testi sacri. Io a suo tempo, 25 anni fa ho letto L'uomo venuto dal cielo, ma non ero pronta. Il suo libro mi ha portata a compiere il mio primo viaggio in India, ma di quel libro, dal momento che avevo la testa infarcita di tutte le mie teorie, le teorie cattoliche che mi avevano inculcato, io avrò recepito sì e no il 2%. Quindi ecco la libera interpretazione. Allora il 2%, lo rileggessi adesso, sarebbe magari un 60%. Voglio dire, lei coi suoi libri ha fatto tantissimo. È un maestro con una M superlativa. Ma è spontaneo per me. Io quando leggo il mio maestro Rosati si esprime in termini chiari e mi aiuta, mi insegna, e volta a volta ho imparato a percorrere il sentiero della spiritualità e ad abbandonare quello della religiosità. E arriva mia sorella Maria Auxiliatrice, lei è una gran brava persona, ma è ancora in quel percorso. E guai a non dire rosario, vabbè, allora Maria Auxiliatrice, là, e Papa la Fatima, vabbè, i cattolici non si vedranno, ma quei cattolici che ancora hanno bisogno di quello. Certo. Del fatto che sia andato fatto. Sì. C'è una domanda, c'è una confusione, se andiamo per grado. Sì, come l'avevo accennato prima, cioè un'oretta fa, io ho letto il suo libro La magia delle risposte che ha scritto in collaborazione con Canetti, riguardo ai corpi sottili, che praticamente è un tema attuale che riguarda tutti i devoti in questo momento. Lei in questo libro ha accennato del corpo sottile, della possibilità o meno da parte di un devoto di poter comunicare con Baba o comunque con l'avatar. Si stava parlando prima del fatto che i centri si stanno svuotando, ma i centri si stanno svuotando anche per questa, diciamo, questa divisione che sta avvenendo, no? Da qualche anno. Volevo sapere, oltre al suo pensiero, anche quello che sente lei dentro riguardo a questa cosa, e se c'è la possibilità che Baba abbia veramente cambiato i suoi piani, visto che nei suoi discorsi non ha mai accennato al fatto che avrebbe potuto continuare la sua missione in un corpo sottile. Grazie. Dunque, per quanto riguarda il corpo sottile, qui bisognerà fare un discorso molto serio. Sai Baba, cioè noi come persone normali, ordinarie, siamo fatti di tanti gusci, cioè di tanti corpi, di tanti stati coscienziali. Quindi abbiamo il corpo astrale, il corpo mentale, il corpo causale, eccetera, eccetera. Sai Baba è un illuminato, un avatar, quindi ha bisogno degli stessi gusci, ha necessità? Non ha necessità di avere questi gusci. Baba diceva: quando sono con le donne sono donna, quando sono con i bambini sono bambino, quando sono solo sono Dio. Non doveva superare degli stati coscienziali particolari, quindi scartare il corpo mentale o scartare quello causale, perché era già il Parabrahma, è la personificazione di Dio. Quindi il corpo sottile di Sai Baba non ha proprio senso, non esiste. Però la maggior parte dei devoti non sa che Sai Baba è diverso da noi, sa, pensa, ma non sa strutturalmente che è diverso anche nei gusci, che non ha bisogno di tanti corpi da superare. Sai Baba non ha degli stati di coscienza da superare uno alla volta, è quello che è sempre stato così dalla mattina alla sera, quando è nato e quando è morto. Per cui l'idea di avere un corpo sottile da onorare è onorare qualcosa di inesistente. Cioè è meglio onorare la fotografia di Baba, nel senso che hai un ricordo, ma il corpo sottile è un fantasma, è qualche cosa che non esiste davvero. Sai Baba è un'incarnazione, noi consideriamo Baba un'incarnazione, per cui non può possedere livelli coscienziali da superare uno alla volta. Lui ha tutto l'insieme di questi stati coscienziali. Quando è morto dicevo che Sai Baba è nel Sahaja, nel senso che è presente in tutti gli stati coscienziali, nel tuo stato coscienziale, nel mio, in tutti gli stati coscienziali, ma perché è la totalità. Non ha una suddivisione particolare da onorare, non ha un corpo mentale. Noi abbiamo un corpo mentale, una mente cosmica, alla quale facciamo riferimento. Voi sapete che non esiste il corpo, la mente individuale, l'anima individuale, esiste solo una mente universale, un'anima universale, e noi facciamo capo sempre a questi enti cosmici. Sai Baba era quell'ente cosmico universale, quindi non aveva motivo di salire o di scendere da un certo livello. No, dottore, io volevo solo rispondere alle due signore prima, quando ti hanno ringraziato, hai dato le basi metafisiche, lo stesso Sai Baba ha dato le basi metafisiche, è cambiato il centro Sai Baba, è moltissimo, e la signora, specialmente in terza fila, ti chiedeva aiuto di più, ma lo stesso Sai Baba dice: usatemi ad attraversare il fiume, poi abbandonatevi e correte da soli. Quando lei dice che sente dentro di lei una potenza, cominci ad andare ancora più dentro, meditare e guardare. Di più cosa si può fare? Lo stesso Sai Baba non può fare la strada che devi fare tu personalmente, usalo, dai la base metafisica e poi vai. Quello che parla è un realizzato. Grazie. È uno che ha capito tutto, però il problema è che se parliamo a livello personale e individuale, nel momento in cui abbiamo ricevuto un'istruzione metafisica dobbiamo abbandonare il maestro per procedere verso l'assoluto. Questo è quello che chiede Baba, dice: non onorate il mio nome, dimenticate la mia forma, puntate all'assoluto. Questo lo si può fare a livello personale. Se però si amano gli altri, si vogliono coinvolgere tutti, e quindi abbiamo bisogno di spiegare agli altri come procedere. Allora, le dico solo questo: quando io ho proposto, ho chiesto a lei di essere aiutarmi, dopo un po' sento la mia voce, la voce della mia coscienza, Baba mi dice: ha sbagliato, la domanda l'ha fatta lui, capisce il motivo? Io capivo di aver sbagliato, aspettavo di alzare la mano per dire: dopo passati, guardi che ho sbagliato, sono io che sto progredendo, io sono Baba. E lui ha fatto la domanda per rispondere a me, ma io già l'avevo pensato che avevo sbagliato. Se stiamo attenti, noi riceviamo da noi stessi le informazioni utili, non c'è dubbio. Il dottore anni fa diceva: uccidi se parla, perché se parla sei figlio. Non posso dentro. La signora non sente. No, mi dico che il dottore da anni fa, il dottor Rosati, voleva scrivere un libro col titolo, anzi paradossale, così diceva: uccidete se parla, per dire se parla sei tu. È quello che consigliava Baba: puntate all'assoluto, no? Però dobbiamo pensare a questo, che nel momento in cui seminiamo qualcosa, i nostri più che una domanda volevo fare una segnalazione, che sicuramente voi che siete partecipanti ai vari centri eccetera eccetera la conoscerete, però a me ha stupito: c'è un'ala spirituale che fa 2 incontri all'anno che sono una cosa meravigliosa, c'è un lavoro stupendo e c'è pochissima partecipazione. Visto che ho sentito questi gridi di aiuto e di voler maggiormente approfondire guarda, vi invito a venire. Io li ho scoperti per caso Ci sono delle persone che stanno facendo un lavoro incredibile sulle Upanishad, sulla Bhagavad Gita, sui Veda. È veramente interessantissimo e secondo me può far crescere molto e portarci verso la via appunto dell'illuminazione. È fantastico, purtroppo è già iniziato, però se voi parteciperete vi manderanno le sessioni, le dispense precedenti, come è successo per me, che ho avuto questa cosa per caso, mi è arrivata, non so, però è stranissimo che viene fatta qui e ci sia pochissima adesione. A me è spiaciuto perché qui a Divignano l'hanno appena fatta quella di giugno, poi ci sarà ottobre. Esatto, cioè sia, no, quella lì a parte, quella della Gita è a parte, mentre invece quest'altro lavoro è già arrivato al terzo modo, ma adesso non mi ricordo più. Comunque alla spirituale, se volete interessarvi, c'è questa cosa.